Cari amici appassionati di orologi, benvenuti. Vi siete mai chiesti quale sia il costo di realizzazione di un orologio? Al di là del cartellino, che so, di un Rolex, di un Longines, di un Oris, e quali siano poi le fasi che fanno sì che questo orologio arrivi dalla produzione fino alla gioielleria accanto a casa vostra e quali siano i costi di queste fasi? Beh, se non ve lo siete mai chiesto, tenete bene a mente questo spunto di riflessione perché ci servirà durante lo sviluppo della recensione che vedrete a breve. Noi infatti siamo abituati, soprattutto in questo canale, al mondo dei micro brand. I micro brand si caratterizzano per avere dei costi più elevati mediamente, almeno nella produzione, di quelli che hanno i marchi più blasonati, a parità di caratteristiche naturalmente, per una semplice questione di economia di scala, ma alla fine arrivano al consumatore con prezzi molto inferiori. Questo per il semplice fatto che tagliano i costi della distribuzione e quindi vendono direttamente online, addirittura molto spesso in un sistema di crowdfunding, quindi condividendo l'investimento con gli utenti che poi andranno ad acquistare gli orologi. Il marchio che invece vedremo oggi si caratterizza perché nasce come micro brand, ma vuole giocare in Serie A, e cioè vuole affrontare il grande mare della distribuzione fisica. Un'impresa coraggiosa, tanto più se si pensa che l'azienda è nata in questi anni in Italia, è un'azienda italiana, che nasce in un sistema di certo che non invoglia, sia per via della crisi del commercio, sia per via di una pressione fiscale importante, di certo il sistema delle imprese. È un'azienda realizzata da due ragazzi molto giovani, due fratelli di San Donà di Piave. Si chiama Meccaniche Veneziane e ne abbiamo sentito parlare spesso, nel bene e nel male. Siccome io sono molto curioso, ho accettato l'invito di questa azienda di poter vedere ed analizzare un loro orologio, con ovviamente la riserva di essere convinto prima della recensione, prima di fare la recensione, e devo dire che sono rimasto molto colpito. La cosa che però mi ha colpito di più è il fatto che in questi giorni scorsi, quando ho iniziato a indossare l'orologio che mi hanno mandato per cercare di capirlo, per fare le mie analisi prima di un'eventuale recensione, sono stato fermato da un sacco di amici, anche persone che solitamente non sono appassionate di orologi. Tutte queste persone mi hanno fatto i complimenti per l'orologio che avevo al polso. E questa cosa mi ha fatto riflettere perché solitamente non capita, al di là della particolarità degli orologi che io notoriamente recensisco. L'orologio in questione si chiama Redentore e adesso lo vedremo insieme. Che l'orologio sia fatto per stupire lo si vede sin dal packaging, che è realizzato in materiali poveri, in particolare in cartone, ma con molta attenzione e gusto. Infatti, sfilando la controscatola, nella quale l'unico elemento che si differenzia dal nero è la croce del marchio, abbiamo un coperchio che si solleva e svela un tappeto vellutato al cui centro c'è il cuscino con l'orologio. Nella parte invece superiore, all'interno del coperchio, troviamo due elastici che bloccano la card di garanzia, i ringraziamenti e un rimando al sito per l'approfondimento sul manuale di funzionamento dell'orologio. Meccaniche Veneziane Redentore si presenta con una cassa da 40 mm di diametro, uno spessore di 11,9, un passo del cinturino di 20 mm e poi abbiamo un lug to lug di circa 47,8 mm. L'orologio si presenta con una cassa che ha diversi tipi di lavorazione. La parte superiore è lucida, mentre c'è una lavorazione decisamente più ruvida nelle parti laterali.
una scelta stilistica del marchio che inizialmente particolare al tatto in un primo momento, poi però l'ho trovato anche decisamente gradevole guardando e riguardando l'orologio al polso. Sopra la cassa trova spazio il vetro zaffiro bombato, una bella bombatura che a me è piaciuta molto, l'angolo di visuale è assolutamente interessante, non ci sono particolari distorsioni se non nei lati in prossimità degli indici, ma comunque nulla che precluda la leggibilità. La leggibilità invece è certamente resa meno agevole di notte dal fatto che non ci sia pigmento luminoso, una scelta estetica che sinceramente si trova anche su altri orologi classici, ma io il Super Luminova ce lo metterei ovunque. Le sfere comunque sono ottimamente realizzate, così come gli indici applicati, mentre nel mio caso, lo vedete, il quadrante è di un rosso straordinario che poi sfuma sul nero nei lati. Favoloso. Il disco data è bianco, così come in tutti i modelli della serie, mentre il movimento è un'elaborazione dell'NH35A di Seiko, un movimento che effettivamente è molto basico ma anche molto performante. Del resto ricordiamoci che questo orologio ha avuto anche una riduzione di prezzo significativa rispetto ai listini precedenti. Molto interessante il fondello. Nel fondello trova spazio l'immagine della Basilica del Redentore di Venezia. La cosa interessante è che per rendere l'immagine sempre dritta, quindi sempre verticale rispetto alla cassa, si è adottato il sistema di una cassa con più viti. Un sistema che non tutti sanno che effettivamente necessita di una lavorazione più impegnativa rispetto al fondello a vite normale. Lo specifico perché mi è stato chiesto quando ho messo le foto su Instagram il perché di questa soluzione. La corona non è a vite e io sinceramente l'avrei preferita con una maggiore sensazione di resistenza, osservazione che ho mosso alla casa, che devo dire la verità ha anche ascoltato con interesse. Relativamente invece al cinturino, ci troviamo di fronte a un prodotto a dire della casa Made in Italy, sicuramente è molto morbido e fa quasi scomparire l'orologio al polso. Le dimensioni dell'orologio lo rendono decisamente comodo al mio polso da 17,5 cm, anche se non nascondo che forse se avessi avuto un diametro da 38 mm lo avrei addirittura apprezzato di più. Eccoci qua arrivati anche alle conclusioni di questa video recensione. Lo so, sono scuro in volto come lo ero prima, però ho deciso questa sera di prediligere piuttosto che un ambiente più luminoso il bellissimo panorama che il tramonto di Cagliari mi ha regalato, così da condividerlo anche con voi. Una Cagliari che sembra attendere un inverno che non arriva mai, e non lasciatevi impressionare dal mio Montgomery perché il clima è molto più mite di quello che sembra. Montgomery rosso, come il rosso è l'orologio che abbiamo visto questa sera. Devo dire uno dei miei colori preferiti, eccetto che in cabina elettorale, ma questo è un altro discorso. Io sono partito prevenuto rispetto a meccaniche veneziane e a questo orologio, in particolare per il grande dibattito, spesso anche aspro, che si è alimentato in alcuni forum su questo marchio. Devo dire che però l'orologio mi ha convinto. Mi ha convinto per un equilibrio estetico che tra l'altro ho ritrovato nei molti abbinamenti che sono presenti nel sito che trovate in descrizione. Mi ha convinto perché effettivamente la qualità è assolutamente equilibrata al prezzo. La cassa è assolutamente ben rifinita. Ho rilevato come anche il mio amico Mattia Watchmaniac, di cui lascio in sovraimpressione il link della recensione che ha fatto un paio di giorni fa, il problema della grana grossa nella rifinitura delle parti laterali dell'orologio, però devo anche dire che è stata una percezione tattile all'inizio. Man mano che ho visto e rivisto l'orologio al polso, invece ho trovato gradevoli quelle finiture. Invece ho consigliato a Meccaniche Veneziane di aumentare il tubo della corona di carica per dare una maggiore
percezione di qualità. La corona funziona correttamente, però avrei preferito una maggiore resistenza. Detto ciò, il cinturino è molto morbido e confortevole. Il calibro, per quanto povero, è un calibro assolutamente affidabile e tra l'altro il prezzo segue la modifica della scheda tecnica. Meccanica Veneziana mi ha detto che non ha intenzione di interrompere la produzione di calibri svizzeri, semplicemente vuole diversificare l'offerta. E ci sta, tornando al discorso della distribuzione fisica. Relativamente ai competitor, bisogna essere onesti, non si può paragonare un marchio italiano a un marchio cinese. Anzitutto perché la maggior parte dei marchi cinesi, anche quelli che a me sono più cari perché fanno orologi veramente straordinari a prezzi ridicoli, partono da un fattore di concorrenza sleale come ad esempio l'evasione dell'IVA e dei costi di sdoganamento, e già c'è un 23% almeno in meno sul prezzo finale, se non qualcosina di più. E poi ci sono i costi di struttura, c'è la pressione fiscale che in Italia è diversa da quella cinese. Cioè, se noi siamo obiettivi e diamo una valutazione oggettiva del rapporto qualità-prezzo di questo orologio rispetto alle condizioni che sono quelle italiane ed europee, effettivamente è un orologio che ha un prezzo equo per stare in una gioielleria. Non mi resta quindi che dare un in bocca al lupo a Meccaniche Veneziane per l'ambizione ed i progetti futuri. Noi ci rivediamo su questo canale, recensione fra qualche giorno di Tattico TC1.2, recensione di due rotta di Legacy da 36 mm, finalmente mi è arrivato l'ultimo oggi, quello blu, e recensione subito dopo di un altro grande orologio italiano, e cioè Gruppo Arditto Dendi, un orologio totalmente prodotto in Italia. Insomma, c'è molta carne al fuoco, ci diamo appuntamento alla prossima recensione.